Ho il grande piacere di avere davanti a me il professor Alberto Oliverio, che è il professore emerito alla Sapienza, uno dei padri della psicobiologia in Italia, divulgatore, ricercatore, e con lui vorrei capire qual è lo stato dell'arte di queste ricerche in Italia e nel mondo. La psicobiologia esattamente che cosa è? La psicobiologia è una, come dire, una mediazione tra psicologia e biologia, quindi si interessa di tutti quegli aspetti del nostro agire che in qualche modo sono mediati dal cervello. Naturalmente ci sono delle funzioni che sono più aderenti alla psicobiologia, che posso dire lo studio delle basi biologiche della memoria, dell'emozione, le cosiddette attività esecutive, cioè decidere, prestare attenzione e via dicendo, e il sonno e la veglia, insomma, potrei elencarne moltissime. Il punto centrale è che per queste attività si cerca sempre un riscontro di tipo biologico. Non che le altre attività non le abbiano, oppure che tutte devono avere un riscontro biologico pieno, però per sua definizione la psicobiologia fa questo. Quali sono allo stato dell'arte di queste ricerche, delle ricerche neuroscientifiche, psicobiologiche, quali sono le ricerche più importanti che in questo momento sono in atto? Ma ci sono vari filoni di ricerca, in gran parte alcuni sono decollati da quando ci sono tecniche di neuroimaging, cioè di possibilità di visualizzare in diretta la funzione di alcune strutture cerebrali, e poi anche tecniche di elettrofisiologia fine che permettono anche di registrare l'attività di un singolo neurone mentre quello fa qualche cosa, insomma, svolge una particolare funzione. Aspetti alla pace, per così dire, delle neuroscienze, senza dubbio il campo della memoria e dell'apprendimento. Oggi sono molto di moda i neuroni specchio che il gruppo di Parma, Fatiga, Rizzolatti ed altri hanno studiato. È senza dubbio un capitolo importante delle neuroscienze. E anche, dico di moda per dire, non so, non in tono sminuente, ma per indicare che c'è stata una specie di shift verso aspetti dell'emozione e della componente emotiva di funzioni cognitive che un tempo si riteneva fossero essenzialmente cognitive, quindi prendere una decisione e via dicendo. Questo ha influenzato anche altre discipline, tanto che c'è un'abbondanza di neuro oggi, neuroeconomia, neurofilosofia, neuromarketing e così via. Quindi è un po' un nucleo di qualche cosa che sta diventando molto olistico questo settore. Sì, dovrebbe diventare olistico nel senso che non basta identificare la struttura che può avere un ruolo prevalente in una qualche particolare funzione, ma bisogna comprendere come le varie strutture, quindi il cervello nella sua interezza, ci permette di reagire. Perché se è vero che posso dire che anche una semplice azione, tipo fare un movimento con la mano, dipende dalla nostra corteccia motoria situata dall'altra parte dell'emisfero controlaterale, è anche vero che questo movimento viene preparato dalla corteccia premotoria e poi viene deciso. Io posso decidere di compiere un movimento. Allora, che cosa privilegio negli studi di brain imaging? Naturalmente privilegio quella funzione che mi interessa studiare in quel momento, però devo essere consapevole che un insieme di nuclei cerebrali e di esperienze anche pregresse contribuiscono a svolgere qualsiasi funzione e comportamento. Questa disciplina e queste ricerche stanno evidenziando dei rapporti particolari, stanno facendo emergere dei rapporti particolari con la comunicazione mediata attraverso il computer. Ma sì, senza dubbio sì, anche perché la nostra comunicazione simbolica, cioè il linguaggio,
si basa sul fatto che noi portiamo al di fuori della nostra mente le parole. Insomma, può sembrare paradossale come tipo di posizione, però le parole sono quasi degli oggetti che vengono portati al di fuori che ci permettono appunto di comunicare con gli altri. Ora, le strategie della comunicazione sono importanti, ma anche l'uso della mente che noi facciamo si serve di mediazioni oggettuali. Ad esempio, è vero che noi possiamo fare dei calcoli complessi a memoria, ma è anche vero che se il calcolo è più complesso dobbiamo, come nell'antichità, ancora oggi, prendere un foglio di carta, la matita e portarlo al di fuori della nostra mente, perché di fronte ad operazioni complesse la nostra mente può avere qualche problema. Il computer forse ne ha di meno per questi aspetti, ma la nostra mente ne ha. Per esempio, un altro aspetto è comprendere come è fatta una figura tridimensionale, un poligono, e farlo ruotare nello spazio attraverso carta e matita o attraverso una rappresentazione virtuale. Noi riusciamo a comprendere quali possono essere le facce nascoste di un solido e così via. Quindi il computer è un modo, e in generale le tecnologie informatiche sono un modo per portare al di fuori della nostra mente qualche cosa, per potenziare la nostra mente. Insomma, sono, come dicevano Brunner, Piaget ed altri, un'estrapolazione, un estrapolatore. Loro dicevano, quando ancora queste tecnologie erano agli albori, che il corpo si serve di un bastone o di una leva per potenziare le sue funzioni muscolari, come ci serviamo degli occhiali per potenziare la nostra visione, e così ci serviamo del computer per fare delle operazioni che normalmente la nostra mente potrebbe anche fare, ma in molte situazioni stenta a fare.